Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Pochi conoscono Acondigital, l'azienda tedesca di plugin per il restoring e mastering che anche, come Acusonus, vista la settimana scorsa, sono dedicati a chi fa produzione video e si trova a dover ritoccare dialoghi, masterizzare tracce audio di sottofondo o lavorare in audio mastering direttamente sulla piattaforma video come Premiere o Final Cut. In questo caso Acon fornisce due pacchetti di plugin distinti, uno chiamato Restoration, dedicato al restauro, ed uno mastering dedicato appunto alle fasi di mastering. Partiamo dal Restoration Suite. In questo pacchetto troviamo The Noise, The Hum, The Click, The Clip per il restauro dei dialoghi ripresi in condizioni proibitive o registrati in passato o impossibili da rifare. The Hum, come dice la parola stessa, si occupa di rimuovere il rumore di hum e buzz introdotto spesso dalle apparecchiature elettriche come i rumori di massa o i rumori derivati dai motori elettrici. In questo caso possiamo disporre non soltanto delle frequenze di rimozione standard come 50 o 60 Hz, ma possiamo muoverci all'interno dello spettro in maniera da rintracciare anche eventualmente diversi rumori di humming, oppure pensare appunto al rumore più le sue armoniche dispari o creare un notch filtering. Quindi è un sistema molto più complesso di quello che abbiamo visto recentemente, e la novità, come vedremo anche negli altri plugin, è che lavora in modalità MS, quindi possibile intercettare i rumori non soltanto sullo spettro generale, ma anche dedicare l'intercettazione al segnale mid o al segnale side. The Noise è disegnato invece per ridurre i rumori di hiss del nastro magnetico, il rumore del vento o i rumori delle camere da ripresa. Il rumore può essere drasticamente ridotto in maniera dinamica, il che rende la nuova versione di The Noise più performante e diretto verso i rumori che si manifestano soltanto poche volte nel tempo, quindi non un filtro fisso che potrebbe danneggiare anche il materiale audio non ancora rovinato dal rumore. Vediamolo in azione. Prendiamo la stessa traccia che abbiamo utilizzato la volta scorsa, ripresa da una telecamera, mettiamo in solo, ascoltiamo il suono naturale. Del vicepresidente è quello corretto. Significa solo che è presente tra di noi per via a distanza. Per vari motivi, ma sulle quali. Quindi notiamo una drastica riduzione del rumore di fondo. Analizziamolo. Possiamo poi qui avere del rumore magari fuori campo e utilizzare il Learn per farlo imparare al nostro The Noise. Come vediamo si muove dinamicamente, quindi non è fisso. Qui abbiamo la possibilità di correggere il tempo di adattamento e possiamo anche scegliere di enfatizzare delle frequenze all'interno per intercettare meglio ciò che ci interessa, una sorta di equalizzatore combinato con il The Noise. Anche in questo caso funziona in modalità MS ed è molto più performante. Sentiamolo con essenza. Possiamo poi eventualmente cercare di utilizzare i preset. Questo è particolarmente indicato per i rumori derivati dal condizionatore. È un ottimo sistema per poter rimuovere appunto i rumori indesiderati. Passiamo ora al The Click e al The Clip. In questo caso ho preso in esame un album LP di musica lirica e possiamo in questo caso attraverso il The Click aggiustare e quindi rimuovere i rumori di The Clicking. Infatti, come dice la parola stessa, è dedicato alla rimozione dei rumori di click, crackle e thumps che vengono generati dai dischi in vinile, soprattutto quelli più antichi e usurati. Sentiamo quelli originali, soprattutto sul side, sentiamone tantissimi. Come vediamo, The Click riesce a lavorare in maniera dettagliata e non rovina il timbro del vinile rispetto ad altri The Clicker che abbiamo visto anche in altre occasioni. Qui possiamo ascoltare il rumore isolato.
The Clip in realtà si occupa di rimuovere le registrazioni distorte, quindi affette dal clip digitale, attraverso un eccellente algoritmo di correzione. Capiterà spesso di ricevere dei file magari distorti digitalmente che sono andati in clip, e quindi attraverso l'algoritmo di The Clipping possiamo arrivare a correggere molto dettagliatamente questo tipo di problema. Non ho al momento un file distorto dove farvelo ascoltare, ma l'ho utilizzato recentemente su alcuni stems che mi erano arrivati in fase di mastering e che clippavano, danneggiando ovviamente il mastering in generale. Come abbiamo visto, le novità più interessanti di questa versione 2 sono il supporto del controllo sul mid e side, che diventa utilissimo nelle fasi di correzione più complesse stereofoniche. Tutti i plugin supportano il formato surround e quindi, come dicevamo in precedenza, possono essere impiegati al meglio nelle produzioni di audio dedicato al broadcast. Sono in formato VST2, VST3, Audio Unit e AX per Mac e Windows in versione 64 bit. Vedremo poi nel prossimo video che cosa offre la Mastering Suite, molto molto interessante, con alcune feature veramente uniche. Rimanete sintonizzati sul canale. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!